due sconfitte consecutive, incluso l'impegno in Coppa Italia, il Davoli Academy Bringing Soverato torna alla vittoria e lo fa contro la Polisportiva Molochiese nel match valido per la terza giornata del girone B di Serie C2. Al Palascoppa, dopo 60 minuti di grande battaglia agonistica, i biancorossi di mister Luigi Cosentino hanno la meglio nei confronti di una formazione coriacea come lo è stata quella di Antonino Cucinotta. 7-4 il punteggio finale, che consegna così 3 punti vitali al Davoli Soverato, bravo a crederci di più rispetto ai rivali nel momento più difficile della partita, quando cioè la Molochiese si porta avanti 2 reti ad inizio ripresa. La compagine del presidente Comito e del vice Maiolo ha avuto la forza di non disunirsi e ribaltare il passivo, conquistandosi così con grande merito 3 punti importanti in chiave classifica e per il morale. Davoli Soverato subito avanti col suo uomo migliore. Al quarto infatti il Ranieri su punizione a sbloccare la gara. La risposta della Molochiese però è repentina, così al 13° Andrea Mammola ristabilisce la parità. E ci prova con ogni mezzo a trovare il punto del sorpasso. L'ottimo portiere locale Sperlì neutralizza da campione però le diverse opportunità. La partita prende una nuova direzione al 20°. Molochiese infatti riesce a passare in vantaggio con un rigore trasformato da Claudio Monterosso. Nell'occasione proteste dei padroni di casa, i quali tuttavia usufruiscono a loro volta di un penalty poco prima del riposo. Segna, manco a dirlo, Ranieri, che firma il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. A iniziare meglio la ripresa però è la Molochiese. Andrea Mammola sfrutta la classica legge del calcio, in questo caso del calcetto, gol mancato, gol subito. Così al 32° arriva il 2-3 in contropiede. Le reti ospiti diventano 4 al 36°. Sembra finita per il Davoli, ma ecco la grande reazione. Bilotta prima riapre la gara al 39°. Al 45° poi rimette tutto in discussione, finalizzando uno schema da calcio d'angolo per il 4-4 parziale. Ci pensa Andrea Raffaele a completare la rimonta al 50°, minuto in cui riesce a superare da pochi passi l'estremo difensore ospite Cristian Monterosso. Molochiese nei guai, con l'espulsione per doppia ammonizione di Condro al 55°. Poi il Davoli trova la cinquina grazie al piatto di Ranieri che manda la palla sotto la traversa. Inutile assedio finale Viola, che spreca anche un tiro libero. Andrea Mammola calcia fuori, così la gara viene definitivamente chiusa nei minuti di recupero con la 4ª rete personale di Ranieri. Per il Davoli Soverato, ora a quota 6 punti in classifica, è in programma prossimo sabato la trasferta a Rombiolo per la 4ª giornata del campionato di Serie C2 Gironi B.